Non so se vi sia capitato recentemente come sviluppatori, ma in realtà è capitato anche a tutti noi Data e AI Solution Architect in Microsoft, che dall'oggi al domani arriva il vostro manager o il vostro cliente che ha giocato la sera prima con ChatGPT e vi chiede: senti, ma puoi integrarlo? Beh, nel mio caso è, puoi farmi vedere come integrarlo nella nostra applicazione? Velocemente, si intende. E la prima risposta potrebbe essere che gli sviluppatori negli ultimi anni hanno sempre richiamato i servizi cognitivi attraverso l'invocazione di una cosiddetta chiamata REST, cioè un endpoint HTTPS con concetti quali POST, BUDDY, autenticazione, JSON, tutto sommato in maniera semplice. Però, via via che i modelli linguistici avanzati, gli LLM, Large Language Models, come vengono definiti ChatGPT e OpenAI, diventano più potenti, gli sviluppatori sempre più hanno bisogno di strumenti adeguati per costruire quelle soluzioni innovative di AI che oggi prendono il nome tipicamente di Copilot. Ecco, dall'esigenza di strumenti per costruire queste nuove soluzioni, Microsoft ha sviluppato il progetto Semantic Kernel, che è un framework, quindi un SDK, che coniuga linguaggi di programmazione tradizionali, al momento C Sharp e Python, con i più recenti LLM. SK, come è abbreviato il Semantic Kernel, ci permette quindi di sperimentare, ma anche di mettere in produzione complessi modelli linguistici. Gli sviluppatori possono quindi partire da template di applicazioni per costruire in maniera più strutturata i prompt da sottomettere al modello e poi per concatenare le risposte nei diversi anelli della catena e comporre il risultato finale che avrebbe richiesto agli sviluppatori e altrimenti ai loro utenti lo svolgimento di molteplici passaggi manuali. Una volta confezionati questi artefatti, l'esperienza che vive il nostro utente finale è che, per esempio, a partire da una lunga chat fornita in input, è possibile generare in un solo passaggio tutti gli elementi chiave della discussione e magari anche la next best action. Oppure, invece di chiedere al sistema di prenotare un volo, che fino a qualche mese fa facevamo con il servizio LUIS, l'utente potrà chiedere semplicemente di pianificare un'intera vacanza al caldo a partire da un budget prefissato. Ora, scendiamo di un gradino di astrazione da L100 a L200 e poi scenderemo ancora di più nella demo e parliamo di architettura. Sono tre gli elementi chiave di un'architettura di Semantic Kernel: skills, memories e connettori, più il planner che serve ad orchestrarli. Possiamo vedere gli skill come delle macro funzioni, sono costituiti infatti da una, due, n funzioni, in cui ciascuna funzione può essere di due tipi, nativa o semantica. Nativa vuol dire scritta in linguaggio codice tradizionale, C Sharp e Python che dicevamo, e semantica, cioè costituita da una chiamata che ritorna una risposta di un LLM. Queste funzioni native semantiche sono quindi i building blocks, i mattoncini di uno skill. Il beneficio di costruire uno skill è che avremo a disposizione una scatola o a livello più alto una libreria di skill che, dato un input, restituiscono un output che è il risultato della combinazione di funzioni native e semantiche che fanno parte di quello skill. E per gestire questa cassetta degli attrezzi, il Semantic Kernel mette a disposizione il servizio chiamato Planner. Come vedremo nella demo, l'SDK del Semantic Kernel fornisce gli oggetti e gli strumenti per realizzare in modo efficiente e direi anche più ordinato l'architettura di queste applicazioni. Questi artefatti servono a gestire i memories, cioè i contenuti scambiati nelle funzioni semantiche, le classiche conversazioni del ChatGPT per intenderci, mentre i connettori permettono di interagire con l'utente sia nella raccolta delle domande che nel fornire la risposta. Ecco, vale la pena di spendere un minuto su questa precisazione, perché quando usiamo OpenAI da utenti finali, noi siamo tutti abituati ad usare una sorta di chatbot. Ma come sviluppatori, non utenti finali, dobbiamo ricordare che OpenAI non è un chatbot, ma un modello, quindi dal punto di vista logico, equivalente agli altri servizi cognitivi che esistono da anni, che dato un test di input, una stringa, di fatto, anche se magari lunga perché contiene n interazioni di botta e risposta che ci sono state date prima, ma comunque sempre una stringa, fornisce una singola risposta sempre attraverso una stringa. Quindi, nel momento in cui realizziamo un'applicazione, dobbiamo essere consapevoli che dovremo 1. Tenere traccia delle interazioni e 2. Sviluppare anche l'interfaccia utente. E quest'ultimo è lo scopo dei connettori del Semantic Kernel, che si integrano con sistemi conversazionali come Slack, come Cortana, come Google Sheet, come Microsoft Teams. E
Ed è giusto ricordare che Semantic Kernel è dedicato in generale ai modelli linguistici, ma in particolare supporta OpenAI e naturalmente l'OpenAI Service di Azure, incluso l'ultimo modello ChatGPT-4. Ma è anche importante sapere che è predisposto per agganciare qualsiasi modello linguistico e in futuro altri linguaggi oltre a C Sharp e Python. E ora scendiamo a livello 300 con una demo, che dite, in cui vediamo come usare il Semantic Kernel per un obiettivo di summarization con Azure OpenAI GPT 3.5. E in questa prima demo l'obiettivo sarà semplicemente quello di richiamare OpenAI da codice. Ho preparato questo Jupyter Notebook sulla mia Data Science Virtual Machine, una Compute Instance, come si chiama, che ho costruito nel mio Machine Learning Workspace di Azure. Ho creato un code environment con Python 3.10, il minimo è il 3.8, e in questo ho installato il Semantic Kernel. Pip install Semantic Kernel. Adesso non sto a dilungarmi in questi dettagli che trovate nella documentazione sotto il video. E le credenziali che leggete qui saranno cambiate prima di pubblicare questo video. Ora, ricordate che avevo anticipato che gli skill possono usare sia funzioni native che semantiche che richiamano gli LLM. In questa prima demo il mio skill richiama una funzione semantica, quindi ho predisposto a questo scopo un'istanza su Azure del servizio OpenAI. In questo caso con il DaVinci 3 che corrisponde al modello GPT 3.5. Carico un kernel, ma vediamo che posso caricarne anche più di uno, e poi ne attivo uno alla volta con questa istruzione default. E come vedete il codice è molto semplice. Definisco il template del prompt, che include nella variabile input il testo da analizzare, e poi ci aggancia sopra la richiesta di riassumere il concetto in 5 parole. Questo TLDR, Too Long Didn't Read, è l'acronimo. Perché naturalmente non vogliamo che sia l'utente che scrive riassumi il testo in 5 parole. Vi immaginate l'esempio che dicevo prima nell'assistente turistico virtuale, ma è chi sviluppa l'applicazione che decide che cosa fare con il testo che scrive l'utente. Non ci resta che creare la semantic function, che come dicevamo prima è diversa da una native function che avrebbe semplicemente invocato codice Python, e per crearla invochiamo il metodo create semantic function, che passa il kernel che abbiamo definito sopra, cioè l'engine di OpenAI, il prompt e qualche parametro di configurazione. Prepariamo il testo da riassumere e finalmente invochiamo la funzione semantica. Ecco, notiamo che grazie al template noi possiamo passare alla semantic function esclusivamente la domanda pulita, e quindi se cambiamo il template, per esempio in questo caso 8 parole invece che 5, come vedete possiamo sottoporre esattamente lo stesso input che produrrà l'output previsto dal nuovo template. Quindi, riassumendo, certamente avremmo potuto farlo anche con l'invocazione di una chiamata HTTP, però usare questo approccio inline può dare una serie di vantaggi. Uno, generare prompt dinamico a runtime. Scrivere i prompt direttamente nel codice Python invece che usare file di testo esterni. Questo in generale è un vantaggio quando si realizza un prototipo velocemente, però è anche utile sapere che invece, come vedremo subito dopo nella prossima demo, si possono gestire gli skill anche separatamente. E quindi in generale uno dei vantaggi è che velocemente si riescono a creare delle demo anche efficaci. In questo caso lo skill era definito nel codice, appunto, ma l'SDK ci permette di compilare questi skill anche in semplici file di testo, mantenendo quindi separata la parte di codice procedurale dalla logica semantica, un po' come si fa con i file YAML in MLOps. In questo caso ho costruito questo fun skill che racconta una storiella a partire da un tema. Gli chiedo semplicemente: sii creativo, fai una storiella che vada bene anche per i bambini e che faccia un po' ridere. E poi gli do il tema: viaggio nell'epoca dei dinosauri, e vediamo il risultato. Ecco, non so quanto faccia ridere veramente, ci dovremmo forse lavorare un po', però adesso era soltanto per fare un esempio. Ma se avete notato, lo skill che ho scritto prevede anche una seconda variabile, che è lo stile, che mi permette per esempio di chiedergli di dare la risposta in un'altra lingua, e come vedete ci risponde in questo caso in italiano. Però, come dicevo prima, dovremmo poter tenere traccia anche delle risposte precedenti in certi casi. E allora vi faccio vedere ancora un esempio in cui ho costruito questo chatbot per mostrare quello che dicevo, cioè che se vogliamo che il nostro utente faccia delle domande che tengono in considerazione ciò che è stato detto prima, dobbiamo passare insieme la domanda nuova, che qui è nella variabile input, come nell'esempio precedente, anche tutta la history nel testo della domanda successiva, e poi incrementare questa history di volta in volta. Quindi questo è il template.
Questa è la nostra semantic function, che ho chiamato Mauromi Chatbot. Ecco, notiamo i 2000 token massimi che ho impostato, ne parliamo poi alla fine. Preparo la variabile history di contesto, faccio la prima domanda, in questo caso cerco un suggerimento per un libro da leggere, lui mi chiede quale genere ti interessa e io gli rispondo semplicemente fiction e lui comprende che questa domanda è relativa alla history che c'è stata precedentemente. A quel punto wrappo questa logica in una funzione asincrona, che è certamente una best practice, e andiamo avanti a parlare. Come vedete, tutte queste domande nuove vengono calate nel contesto precedente. Tipo, gli dico, sembra interessante, parlamene. Deve per forza sapere che cosa c'è stato prima, piuttosto che, e quindi cosa mi porto a casa? Anche qui mi risponde bene. E ancora, mi suggerisci qualche altro libro simile? Simile a che cosa? È ovvio che deve sapere quello che gli ho chiesto precedentemente, e addirittura parlami del secondo libro della tua lista. Ecco, quindi tutto questo funziona bene, ma avevamo impostato 2000 token. Attenzione che finiscono in fretta, se proviamo a vedere la history, si vede già che è piuttosto lunga. E allora? Beh, la soluzione è usare il terzo strumento, sempre fornito dal semantic kernel di cui parlavo all'inizio, cioè i memories. Escape ci dà infatti la possibilità di creare una sorta di disco in memoria che certamente permetterebbe di superare il limite dei 2000 o dei 4000 token di OpenAI 3.5 o perfino dei 32.000 token di OpenAI 4. Ma prima o poi anche la RAM rischierebbe comunque di finire. Ma sempre il semantic kernel ci permette di collegare questa memoria anche ad un supporto durevole come un database, un data lake, o forse meglio ancora in questo caso un NoSQL DB come Cosmos DB. E ancora possiamo poi coniugare la semantic memory con gli embeddings, ma questo lo farò in un video separato. Bene, allora se questa introduzione vi ha stimolato l'interesse a procedere, vi consiglio questo corso fornito gratuitamente naturalmente da Microsoft tramite la piattaforma LinkedIn. Magari potete scorrere più velocemente l'introduzione che qui io intanto oggi vi ho anticipato e andare direttamente all'implementazione e ottimizzazione con Semantic Kernel. Io personalmente l'ho svolto tutto di un fiato in 20 minuti, è giusto sapere che è basato sull'uso di C Sharp, ma anche se siete sviluppatori Python sarà molto utile perché i principi sono gli stessi e permette di ottenere rapidamente i risultati. E sarà utile sia per chi si appresta ora a sviluppare una soluzione totalmente nuova che faccia uso dei modelli linguistici, sia che vogliate integrare nuove funzionalità in vostre applicazioni esistenti. Divertitevi, ci vediamo in un prossimo video. A presto!